In questo terzo video, dedicato alla realizzazione della cicogna porta bebè, come vedete ho già realizzato l'ala. Quest'ala l'ho voluta fare con queste trapuntature a macchina per renderla un pochino più, diciamo, verosimile. Per farla ho cucito il modello prima di ritagliare. Poi ho rivoltato. Queste ali naturalmente hanno una forma diversa dalla parte posteriore e dalla parte davanti, per cui ho dovuto tagliare in maniera asimmetrica. Dovete appunto fare attenzione a questo passaggio, perché la parte dove c'è il taglio dovrà essere tagliata appunto in modo simmetrico. Invece, per la realizzazione dell'ala, una volta che è stata tagliata e questo taglino interno cucito, prima naturalmente va imbottita, io come al solito procedo sempre con l'ago per portare negli angoli, in tutte queste curve, la necessaria imbottitura. Poi ho fatto una specie di linea guida per fare le trapuntature, fatta con gli spilli con cappucca crollata, praticamente. Questo qui l'ho saltato, però sono partita dal secondo e per cui facendo questo tipo di lavoro, così, seguendo la, diciamo, la curvatura, sono arrivata in cima. È uguale qua. Comunque, viene a mettersi così, è così, guardi. Proprio per la maniera asimmetrica dobbiamo proprio vedere anche la parte che questa andrà di qui. E dovrà avere le stesse lavorazioni che sono qua. Per cui il primo pezzettino no, non va fatta la trapuntatura, mentre invece tutti gli altri sì, basandosi sulla linea guida. Si va poi a passare il ferro caldo in modo che appiattisca un po' l'imbottitura e poi si trapunta. Ho poi attaccato l'ala semplicemente con la colla a caldo. Ho anche già realizzato il cappello. Per fare il cappello, sempre ho tracciato un cerchio sul tessuto, diritto contro diritto, ho cucito prima di ritagliare, lasciando un piccolo margine aperto. Rivoltato, ho stirato bene e poi vanno fatti due giri di cucitura circolare. A circa, diciamo, non è neanche un centimetro, sì, scarso, diciamo un centimetro scarso l'uno, a distanza dal bordo circa un centimetro e questo un altro. Deve passarci in pratica una piccola spilla d'avaria tipo questa. E ho usato in questo caso non l'elastico normale, ma diciamo il filo elastico, dato che si tratta di un oggettino piccolo. Per cui appunto ho già infilato il filo, uscendo qui praticamente dai lati aperti che avevo lasciato, basterà solamente tirare e il cappellino si forma. Quando poi ho trovato la giusta misura della circonferenza della testa della cicogna, annodo i due capi dell'elastico e dopo che ho annodato i capi dell'elastico posso chiudere a sotto punto questa apertura. Per
Il cappello poi naturalmente andrà attaccato con punti nascosti piuttosto che con colla a caldo perché penso che venga lavoro più pulito. Per questa cicogna praticamente il lavoro è terminato, adesso si passa a realizzare praticamente il sacchettino che poi porterà il neonato. E poi la bimba. Anche in questo caso, tutti questi passaggi che ho fatto adesso, comprese il passaggio appunto della trapuntatura, il cappello, li trovate nelle fotografie sotto la descrizione di questo video, dove c'è il link diretto che porta al tutorial col cartamodello gratuito, così potete realizzare anche voi questa cicogna.